sono contento che sia la figura di un sacerdote diocesano. In questo momento la nostra Chiesa, anche in Italia, ha bisogno di queste figure esemplari che ci incoraggino a guardare avanti con fiducia nonostante tutti i problemi e le difficoltà. La giornata è importantissima, è una grazia che illumina questo giorno, ma sicuramente ci illuminerà, ci aiuterà a scegliere di seguire il Signore con gioia, con generosità, con forza, come Don Giovanni Fornesini, vicini alla gente, più forti del male, come ci testimonia la sua grandezza, umile, serena, semplice, che ha vissuto fino alla fine. È una reliquia perché è stato lo strumento dell'apostolato di Don Giovanni in lungo e in largo della sua parrocchia, su giù per le montagne, anche nelle frequenti venute a Bologna per ottenere qualche permesso, per ottenere un lasciapassare per l'esercizio del suo ministero, tra cui l'ultimo che gli consentì di salire sul Monte Sole per benedire e seppellire i morti. Un dono per tutta la Chiesa sicuramente, la nostra famiglia è molto, molto emozionata e molto grata e contenta di questo avvenimento. Adesso gioia, è una cosa indescrivibile, proprio che mi mancano, però so che sono lassù insieme e poi io, quando le raggiungerò, però sono contenta, contenta. È una gioia indescrivibile, indescrivibile. Don Giovanni lo meritava. E come, e come. E quando e quanto ha aiutato tutti. Ma la generosità, la carità di quell'uomo. Correva sempre. E la nonna diceva, Giovanni, ti ammazzano, mamma, stai tranquilla. E cosa ha pensato quando ha visto passare la bicicletta in mezzo a San Petronio? Andava come
ma io penso, era la sera, la vigilia di Natale, Giovanni era già morto, e sono venuti a dire: fate presto perché alle 18 dovete essere sulla Porretana, prendete pochissima roba perché siete in tanti, perché la canonica era piena di sfollati. Mia mamma pensò alla bicicletta e quando arrivò lì sulla Porretana molta gente si dice: beh, ma Corinna, un fagottino così piccolo, ma perché hai preso la bicicletta? Ah, dice: ma se viene Giovanni come fa a viaggiare, che deve andare a destra e manca? Dice: dove, con che cosa va? Non ci sono mezzi. E oggi ha attraversato San Petronio. E oggi ha attraversato, veramente. Infatti era un altro nodo in gola. No, bellissimo. Grazie Caterina. Bellissimo.